Oggi voglio parlarvi di pelincarniti, sì lo so, non è proprio un bell'argomento. In realtà ho scoperto uno scrub miracoloso per eliminare i pelincarniti e l'ho scoperto casualmente perché mi trovavo praticamente a casa e dovevo farmi uno scrub. Così ho preso i primi ingredienti che ho trovato davanti e mescolandoli ho scoperto che questo scrub realmente eliminava i pelincarniti e anche quelli più difficili da togliere. Ragazzi, è fantastico, ve lo straconsiglio, lo dovete assolutamente provare, perché vi dico, avevo questo problema, avevo dei pelincarniti che veramente non riuscivano a venire via. Avete presente quelli belli grossi e rossi? Sì, lo so, fa schifo questo video. Ecco, con questo scrub sono venuti via, io mi sono meravigliata, vi giuro, quando ho visto che quel pelincarnito che era lì da tanto tempo non riusciva a venire fuori e lo scrub in questione ci è riuscito, ho detto no, assolutamente devo fare il video e le ragazze devono sapere di questo scrub miracoloso. Poi gli ingredienti sono questi e sono tutti reperibili al supermercato o nel vostro scaffale della vostra cucina, e sono praticamente 2 cucchiai di zucchero. Potete utilizzare lo zucchero bianco oppure quello di canna, come ben preferite, io vi consiglio però quello bianco perché è più sottile, 2 cucchiaini di succo di limone, 2 cucchiaini di olio d'oliva, 1 cucchiaino di miele. Mescolate bene il tutto, mi raccomando. Dopodiché, quando saranno gli ingredienti tutti ben amalgamati, aggiungete l'ultimo ingrediente, che è il bicarbonato di sodio. 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. A questo punto lo scrub inizierà a fare delle bolle e a crescere come se fosse una torta. Ecco, deve raggiungere questa consistenza che è simile ad una crema. Penso che l'ingrediente segreto che aiuti a combattere effettivamente i pelincarniti sia proprio il bicarbonato di sodio. Sono rimasta veramente scioccata, devo dire. Applicate lo scrub sulla pelle bagnata, massaggiate bene per qualche minuto. Io vi consiglio di utilizzare un guanto per lo scrub, uno di quelli in stoffa. Massaggiate bene per qualche minuto, dopodiché risciacquate. Ovviamente fatelo prima della ceretta o della depilazione, magari 2 giorni prima, dopodiché depilate appunto la parte interessata e vedrete veramente i risultati, a parte che la pelle sarà super spelliscia e morbida. Dopo che avrete depilato la zona interessata, vi consiglio di trattarla bene. Io utilizzo prima il gel d'aloe, lo massaggio bene, lo lascio assorbire, dopodiché applico un po' di olio di cocco, così la parte sarà ben idratata a lungo. Allora ragazze e ragazzi, se state guardando questo video, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se lo fate, fatemi sapere come vi ci trovate, se anche con voi funziona. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!